Ok, devo assolutamente farlo venire qua perché là c'è un basilisco. Sono sicura che sia là in mezzo, quindi voglio che venga per di qua. Lo prendo. Sì, l'ho preso! L'ho preso, ok. Aiuto, no, no, non ci sale qua, vero? No, che non sale. No, non può salire! Non può salire! Oh mio Dio, sale! Mi rendo conto di aver fatto un'enorme cazzata! No! No, 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 ok, non sale, non sale, non sale, perfetto, perfetto. Mamma mia, che infarto. Dove va? Oh no, fa il giro. No, fa il giro e sale su, davvero? È così intelligente, davvero? No? Dove cavolo è? Non lo sento, non lo vedo, mi mette ansia questa cosa. Ok, è lì, aspetta. No, no, non di là, non di là, ti prego, c'è la mia base di là. Aspetta, il parasauro mi sta avvisando che ha trovato il nemico. Sì, perfetto, grazie Ciccio, ma il puntino rosso non è proprio nel punto giusto. Mi sa, vabbè, apprezzo l'impegno. Grazie, no? Sale, sale, aiuto, sale, sale. No, a quanto pare non sale, ma ah, è rimasto bloccato lì. Ok, fermo così. Perfetto, sorridi alla telecamera. Gina, non me ne frega niente che c'è il sete. C'è andato giù. Sì, c'è andato giù. Vabbè, dai, livello 4 ci sta anche che servano meno frecce, direi. Ok, perfetto. Va bene, sì, abbiamo detto è un livello 4, un po' bassino, ma ragazzuoli, a me l'idea di avere comunque un piccolo spino che ci difende, schifo, non mi fa. Meno male che è arrivato solo adesso il terremoto. Se fosse arrivato prima mi avrebbe impanicato tantissimo, tantissimo. Tizio, quanto ti scende in fretta il torpore, mamma mia. Magari cercheremo di farlo livellare un pochino per portarlo appunto a un livello magari un po' più decente, ma per ora mi accontento, mi accontento. Io vorrei andare a prendere un po' di carne di montone, però qua avevo visto un basilisco. In effetti adesso non si vede, anche perché ho visto che quando va sottoterra rimane fuori tipo un pezzettino della coda, quindi dovrei notarlo in teoria. Boh, no, no, non mi sembra di vederlo, forse si è spostato, speriamo. Guarda laggiù che c'è una pecorella che corre felice felice. No, mi sa che in realtà sta scappando da qualcosa. Mi sa che sta scappando. Vabbè, forse scappa da noi perché ha capito i nostri piani. Vieni qua, no, pecorella, pecorella, vieni qua. No, no, ti prego, puoi aspettare un attimo. Ok, perfetto. E quanto? No, scorpione, non rompere le scatole adesso. Cos'è? Livello 38? Livello 38. Aiuto, aiuto, aiuto. No, dai, ce la facciamo a buttarlo giù. Magari poi ce ne prendiamo anche uno. Cavolo, livello 38 non lo sarei potuta prendere, in effetti. Ah, dannazione, dannazione. Sì, però ci vai giù, grazie. Oh. E abbiamo anche un po' di chitina. E vabbè, ma siamo super pesanti. Quanta roba hai preso? Tanta! No, tantissimo. Ok, va bene, mi va bene, però è un po' sprecata sto giro, per uno spino livello 4. Vieni, facciamo che mi segui e ci portiamo noi gran parte del peso, perché tu, Raptor, non hai peso. Ti voglio tanto bene, ma non hai assolutamente una barra del peso decente. Ok, dai, siamo al 97%. E in un attimo abbiamo anche lo spino, il nostro bellissimo spino. Guarda com'è fiero del suo livello 5 tutto guadagnato. Bravo Spino, vieni, seguimi che andiamo per di qua, che ti metto nel giardino di casa. Mi segui? Sì, mi segui. Ok, perfetto, perfetto. Sì, comunque alla luce non è che sembri molto aberrante, cioè sembra uno spino normale. È forse al buio che si vedono le aberrazioni? Speriamo, perché era più carino. Ok, via, andiamo di nuovo qua a caccia dell'iguanodonte, che in teoria doveva essere al centro di tutto questo episodio, però a quanto pare invece no, perché io non ne trovo, dannazione. Vediamo se magari andando un po' per di là di nuovo trovo qualcosa. Scusate, io ho sempre il terrore che mi arrivi il basilisco così all'improvviso, non mi piace passare di qua. E anche oggi niente iguanodonte, ce n'erano, ma purtroppo erano tutti di livello molto basso e quindi niente. Poi visto che si è fatta notte, abbiamo deciso di tornare a casa. Aspetta, oh sì, ora sì che sei aberrante, tizio, guarda che figo di notte. No, vabbè. Ok, vediamo di farlo livellare un pochino e ci togliamo dalle scatole questo invasore. Vai, pappatelo tutto. Sì, il parasauro tro... No, ma mi ha disarcionato, ma davvero? Vabbè, il parasauro ci segna dove è il nemico. Grazie, para, grazie. L'avevamo intuito, ti ringrazio. Ah, ci è andato giù, perfetto. Speriamo abbia livellato... No, para, basta, è morto, è morto. Non funziona il parasauro. Vabbè, tizio, dai, apprezziamo l'impegno. Non ti preoccupare, apprezziamo l'impegno. Altro giorno, altra corsa. Vediamo di andare a trovare sto cacchio di iguanodonte. Non voglio fare la schizzinosa con il livello, perché appunto con lo spino ci siamo decisamente accontentati tantissimo. Però vorrei, visto che lo dovrò utilizzare tanto per andare avanti e indietro, raccogliere risorse e mi servirà anche fuggire e difendermi, vorrei qualcosa di un pochino più importante come livello, ecco.
Lì c'è un orso e dovremmo stare attenti perché sappiamo che agli orsi non andiamo d'accordo con gli orsi. Oh, iguanodonte, ciao iguanodonte. Fammi vedere, sarà il solito livello 13. No, un livello 64! Un livello 64! Ma stai scherzando? Cioè, io ti sto cercando da giorni, da una settimana ovunque e tu sei qui? Vai Gina, prendi le bola in fretta che questo ce lo addomestichiamo subito. E guarda anche che bei colori. Ok, vai, 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 no, prendi, aspetta. Non mi ricordo, ma ho messo le frecce narcotizzanti. Fammi, ecco, per sicurezza. Ok, perfetto. No, non vorrei ucciderlo e non metterci altri 1000 anni per trovarne uno di livello simile almeno. Ok, non mi ricordo se attacca questo. No, forse scappava. Forse non c'è bisogno di stare a distanza. Aspetta che intanto gli tiro un'altra bola che non si sa mai. Ok, l'ho preso, sì, penso di averlo preso. Ok. Ciao tizio, ora ti sparo in faccia, abbi pazienza. Tanto mi sembra che... No, non si difende. Non si difende, ok, perfetto. Ai, ma guarda che bei colori che... No, 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 ma come? Ma ti ho appena tirato una bola, ma stai scherzando? Ma non è giusto. Ok, non importa. Va bene, va bene. Sì, finalmente, finalmente. Orso, tu non rompere le scatole. E finalmente ce l'abbiamo. Ok, adesso lo affamiamo un pochino. E poi cerchiamo di addomesticarcelo in fretta, così lo testiamo. Perché voglio vedere se riesco a muovermi agilmente per la mappa con lui, piuttosto che con il raptor, così magari ci raccogliamo un po' di risorse ogni viaggio, ecco. Ciao Para, dammi tutte le baccucce che hai. Sì, finalmente un po' di bestie che ci aiutano almeno con la raccolta e il trasporto. Finalmente, finalmente siamo tanto tanto contenti. E speriamo che ci vada bene a sto giro. Non siamo in un buon punto, perché di là mi sa che passano sempre i devastatori. Almeno nella parte alta li vedo spesso passare, cacchio. Oh, ma guarda, parli del diavolo e ti spunta il devastatore, ovviamente. E beh, che livello sei? Livello 1, vabbè. Livello 30! Cavolo, un livello 30 lo potrei anche voler prendere. Però come faccio a far fuori il livello 1? Perché io lo vorrei fermare con le bola, però se c'è l'altro che mi rompe le scatole... finché non ho il fucile non so come fare. Là no, là non ce n'è altri, ok. Cavolo, se riuscissi a separarli, livello 30, potrei anche provare. Devo trovare il modo di separarli, in modo che il livello 1 non rompa le scatole mentre provo ad addomesticare l'altro. Come fare, come fare? Ora ci penso. Gina, pensiamo a un piano. Non li vedo più. Non vedo più i devastatori. Stavano correndo dietro a uno stego. Abbiamo l'iguanodonte! Ciao, iguanodonte! Ciao, iguanodonte! Ma che bella colorazione! Mi piace un botto! Ok, abbiamo ritrovato i devastatori e ovviamente dove devono stare? Davanti all'ingresso di casa. Si vede anche la coda del mio spino là dietro, ma porca miseria! Cioè, proprio lì davanti... Ah, ma io devo passare di là, ragazzi. Vabbè, tizio, vieni. Seguimi, mi sa che ci facciamo una corsetta veloce, veloce. Facciamo il giro per di là e poi preghiamo i Dio che non scendano giù verso la nostra base, perché davvero col livello 30 non so se ce la facciamo. Iguanodonte, abbi pazienza, ci dobbiamo buttare, mo. Non ci segue nessuno, no? Ok, perfetto, vai giù di sotto. Aia, 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 che male. Oddio, ma porca miseria, ma proprio in testa... No, ma dai! Ma mi hai cagato in testa, ma sei una bestia orrenda! Ma perché? Ma perché ogni tanto mi succedono queste cose? Che cosa brutta! Ok, vediamo di testarlo un attimino per la raccolta bacche e funghi, che... Ah sì, ce n'è ancora un pochino di qua, ok, perfetto. Vediamo... sì, qualcosa, ok, no, per la raccolta di funghi mi aspettavo... Oh, oddio, oddio! No, vabbè, dai, 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 un po' li raccoglie, fa un verso orrendo, però li raccoglie, ok. Adesso mi sa che ce lo testiamo, ci facciamo un attimino un giretto per vedere come funziona, ecco, se rispetta le aspettative. E abbiamo ritrovato il basilisco di cui vi parlavo e che sembrava sparito, ma non è sparito, è lì il fetente. Guardalo, guardalo che spunta con quella codina malefica, ma porca miseria che bruttino. C'è lo spino che sta sclerando, cioè lo spino è impazzito, sta correndo avanti e indietro, non ho capito cosa sta rincorrendo. No vabbè, ma bella zona, comunque ragazzi, no, tranquilli, ottimo, perfetto, sì sì, restiamo qua, tranquilli. No, guarda, c'è un parasauro che si sta avvicinando, al basilisco, guardalo, guardalo come esce fuori all'improvviso, che fetente, poi in mezzo alla vegetazione non si vede. Basilisco femmina livello 8, guarda che bestia. No vabbè, cos'è che sta sputando, ma scherzi, mamma mia che mostro. Guarda, comunque il parasauro resiste, vabbè, sarà perché scappa. Però è veloce il basilisco. Non mi aspettavo fosse così veloce, è velocissimo. È letale, dove sta andando? Si va a rinascondere? No, sta venendo qua, ma scherzi? Ma perché sta venendo qua? Ma non può avermi visto da laggiù.
Non ha... Porca miseria, ho sentito un rumore, mi ha sparato. Ti prego, fa che non possa salire su quelle rocce, ti prego, ti prego. No, ok, non è riuscita a salire. Dove è andata? Oh, è laggiù, aspetta. Sì, vedo roba che striscia, aspetta. È laggiù, l'ho presa. Gina, l'abbiamo inquadrata, eccola lì. Guarda, se la prende con tutti, è incacchiatissima. Cioè, l'hanno svegliata e ora se la prende con tutti. Ma cavoli, ops. Sì, qua magari ci sono i Ravager, Gina, ce ne andiamo. Che dici? È il caso, forse, vero? Forse è il caso. No, vabbè, ma attacca anche l'orso. Guarda, l'attacca anche l'orso che si stava facendo i fattacci suoi. Livello 37. Beh, non ce la puoi fare a buttare... Oh, cazzo, ce la fa. Ce la fa. Guarda come sta sanguinando l'orso. No, il basilisco non ha neanche un graffio, invece. Ma davvero... Oh, porca miseria. Oh, porca miseria. E io come ci faccio a far passare tutte le bestie? No, ma dai, ma attacca qualsiasi cosa che respiri. No, nemmeno. Anche le rocce attacca. Tutto attacca. Oh mio Dio, come faremo a passare di là per scendere verso la zona dove vogliamo farci la base? Al di là di ogni aspettativa, il nostro iguanodonte, oltre ad essere bellissimo, si è rivelato essere anche un grandissimo raccoglitore di funghi. Ebbene sì, mi raccoglie una quantità di funghi immane, ma non solo funghi, quelli che avete visto adesso in quantità industriali, tutti gli altri, quelli narcotizzanti, ce li siamo già messi qui. Guarda quanti ne ha raccolti, è un'infinità! Non ho praticamente più carne marcia. Cioè, sono arrivata al punto che ho più funghi narcotizzanti della carne marcia. Ok. Ok, che bello. Finalmente abbiamo bestie che ci aiutano a raccogliere e a sopravvivere. Intanto il devastatore livello 30 è ancora là che passeggia avanti e indietro, tranzollo tranzollo. E a me fa tanta gola. Che per carità, lo so che è un livello 30, non è chissà che. Però a me non dispiacerebbe averlo, cavolo, anche solo per difesa. Allora, lì però ci sono anche gli altri, cioè il livello 1 di prima e poi si è aggiunto questo 4 così, alla famiglia, perché? Da dove ne arrivi? Qualcun altro? Cioè, no. No, niente, si è aggiunto un livello 4 al branco, bene. Ma perché lo spino sta continuando a sclerare in questo modo, dannazione? Il problema dell'iguanodonte è che è vero che corre a quattro zampe, molto veloce e senza consumare stamina, ma non può saltare a quattro zampe, deve per forza mettersi su due e allora salta. Quindi se io sto scappando e mi trovo davanti una roccia, devo ricordarmi di farlo alzare su due zampe per poter magari saltare e fuggire verso la salvezza. A parte questo problemino, che comunque si può, è facilmente evitabile ricordandosi semplicemente all'occorrenza, aspetta che non mi attacchi il basilisco, ricordandosi all'occorrenza, non come sto facendo io adesso ad esempio, di mettersi su due zampe e saltare, cavolicchio, ci devo fare l'abitudine a questa cosa, me lo devo ricordare. Dicevo, a parte questo problemino del salto, l'iguanodonte comunque è un ottimo corridore e soprattutto finalmente possiamo venire a raccogliere paglia, legna e qualsiasi altra cosa senza preoccuparci troppo del peso, che bello! Sinceramente non l'avevo mai addomesticato l'iguanodonte, ma devo dire che mi sta piacendo assai, cioè mi sta piacendo molto. E penso che su questa tipologia di mappa, magari su altre no, ma su questa penso che possa essere davvero un ottimo alleato. Ok, quindi per concludere, iguanodonte assolutamente approvato, poi sicuramente ce lo testeremo un po' meglio più avanti, perché adesso io e Gina ci dobbiamo mettere a raccogliere un po' di pietruzze, perché io quel devastatore lo voglio, però ci sono anche gli altri due, dannazione, quindi adesso mi costruisco una trappola e cerco di beccarli a sto punto tutti e tre. A me interessa solo il 30, gli altri due non me ne frega niente, però il 30 io lo voglio, ormai lo voglio, sono fissata. Piccolo aggiornamento, abbiamo una cattiva notizia, un granchione si sta avvicinando da questa parte, non capisco da dove ne arrivi e perché. Guarda, no, ma dai, dove sta andando? Cioè, sta andando più o meno nella stessa zona dove c'è il basilisco, quindi io praticamente di là adesso non ci posso passare per andare a farmi la casa, vabbè. La buona notizia invece, almeno una buona ce n'è, è che lassù io ho trovato il devastatore livello 30 tutto solo. Dove cacchio è adesso? Giuro che l'ho visto. C'è solo il devastatore livello 30, gli altri si sono volati... Eccolo, livello 30, eccolo qua. Gli altri non ci sono, si sono volatilizzati. Quindi mi sa che questa è un'occasione veramente ottima, se il granchio rimane lì, per provare a prendere il devastatore. Ah, vai vola, prima di tutto vola perché ne ho solo due e no, non mi fido di me. E già che ci siamo... Ciao piccolo Guldo. Ci facciamo anche un po' di frecce narcotizzanti. Oh, finalmente i narcotici. Che bello avere finalmente un po' di narcotici. Vai, frecce falle tutte, che tanto schifo non ci fanno, prima o poi le useremo. Ok, prima di tutto andiamo a controllare... Cosa...
Ma e tu da dove arrivi? Ma no, dai, non venire a disturbarmi adesso. Allora, intanto granchio dove sei? Laggiù. Ok, perfetto, resta lì, non ti muovere. Noi lasciamo il nostro iguanodonte qua a distanza di sicurezza perché sì, no, c'è il paracer qua dietro che sta camminando e fa venire il terremoto, perché non è giusto che il nostro iguanodonte ci muoia per le cacchiate che vogliamo fare io e Gina. Ok, è lì? Ok, è lì, pronti? Pronti, tizio, mi vedi? Tizio, ti sto correndo incontro roteando delle pietre sopra la testa, non puoi non notarmi. Ok, mi hai visto? Mi hai visto? Ok, ora! No, 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 l'ha saltata, maledetto! Maledetto, l'ha saltata, lanciali! Cacchiarola, non mi sono messa le frecce narcotizzanti, no, aspetta. Non ho le frecce, no, perché sono così disorganizzata, io mi ero preparata bene, lo giuro. Ok, lancia, dai Gina, sparagli sul muso, chissà quante ce ne vorranno, spero non tante. Mi sa che... No, gli stavo per rilanciare le bola, porca miseria, no, si è liberato. Torna qui, no, aspetta, mi attacca, no, ma tu stavi scappando. Porca miseria, mancato tantissimo, ma proprio tantissimissimo. Vieni qua, tanto non mi sfuggi. Bloccati contro la roccia. Bravo, bravissimo, ok. E adesso te le becchi tutte sul culetto le frecce, mi dispiace. Te la sei cercata, ma porca miseria. Mi hai fatto... aspetta, ci stava svenendo, mi sa che gli ho tirato una freccia in più. Perfetto. Ok, no vabbè, l'abbiamo addormentato. Ok, non cantiamo vittoria, per ora sta solo dormendo. Ok, teniamolo narcotizzato, facciamogli venire un bel po' di fame e poi partiamo con l'addomesticamento vero e proprio. Benedetto terremoto che arriva solo dopo che io ho addormentato le bestie, grazie che non mi fai venire gli infarti. Ok, intanto vediamo di andare a recuperare anche un po' di carnina. Ragazzi, lo so che quel devastatore è solo un livello 30, ma sinceramente sono tanto felice. Poi magari ce ne prenderemo uno di livello più alto, ma per ora mi va benissimo. Ma ciao piccolo Guldo, hai finito la carica? Ma sì che tu hai appena finito la carica, tu ora vieni con noi che fuori c'è buio e noi ci abbiamo tanta paura. Ma ti dirò, facciamo anche una cosa, tizio, tu vieni un attimo con me, seguimi. Vieni che ci recuperiamo un po' di Primit da questo graditissimo ospite. Vieni così per il devastatore. Forse abbiamo un po'. Dai, oh, guarda il parasauro che ci avvisa. Grazie parasauro, sei gentilissimo. Sì, hai capito tutto, perfetto. Ok, sì, vabbè, noi non possiamo mangiarlo con l'iguanodonte. Vediamo se con il raptor riusciamo a prenderci un po' di Primit. Raptor, dove sei? Axel, vieni qua. Spino, tu resta qui buono, mi raccomando. Aspetta, no, fammi passare però. Ma dove cacchio va? Dove cacchio sta andando? Spino, oh no, dai, cosa sta inseguendo qualcosa? Cosa cacchio sta andando a fare? Vieni qua, non si ferma! Fermati! Ma dove cacchio stavi andando? Torna di là, porca miseria, dai che mi scade la Primit, dai che devo prendere la Primit. Perché non mi segue? Tizio, ti prego, abbi un po' di pazienza, dai, non rompere le scatole in questo modo, vieni. Dai, che sennò mi sparisce il cadavere, dannazione, e tutto questo lavoro sarà stato vano. E vai un po' di Primit, ok? Non è carne di montone, ma ci accontentiamo. E lo spino dov'è? Perché non mi ha seguita? Ma porca miseria, ma che cavolo le ha preso a quella bestia? Tizio, dove sei? Ma dove cacchio è andato a finire? Ma si è allontanato ancora di più, ma davvero? Ma no, vabbè, ma perché non prende il comando con il fischio? Oh, si è accorto di noi? Guarda, sì, ti avevamo detto di seguirci, esatto, tipo tre quarti d'ora fa, ma non ti preoccupare, con calma. Dai, che di qua non è un casino passare. Oh, dannazione! Dai, che c'ho un Ravager da domesticare, oddio, sarà ancora addormentato. Sì, aveva il torpore alto, dai. È ancora addormentato, secondo me. Fermo! Ora tu stai fermo qui e caga subito. Stai fermo! Immobile, non ti muovere. Noi andiamo un attimo col raptor e vediamo se è il caso di dar da mangiare alla bestiolina. Ok, quindi nel frattempo si è già fatta di nuovo mattina e io direi che è il caso di... Sì, decisamente, dai. Secondo me possiamo iniziare a dare la Primit al nostro Ravager prima che scada, tra l'altro, perché mi sa che mancano tipo due minuti e scade. Vedi di mangiartela in fretta, per favore, grazie. Dai, guarda, dai, c'è un sacco fame, dovrebbe andare... Rapidamente avanti la barra. È finito! Così, davvero? Davvero? Wow! Ok, grazie. Perfetto, ciao. Ciao, guarda come sei brutto. Qua, aspetta. Guarda come sei bruttino. No, vabbè, super inquietante. È super inquietante, sono così contenta di averlo preso. Che bello.
Lo so di nuovo per l'ennesima volta di livello bassino, ma io non vedo l'ora di poterlo cavalcare. Possiamo fare un sacco di cose, faremo grandi cose, esploreremo tante zone con te, perché lui si può arrampicare tipo su delle specie di liane che vanno da una parte all'altra. Fammi vedere quando ci possiamo sbloccare la sella 47. Ok, possiamo farcela, sì. Andiamo avanti, tanto vedrai che costruendo casetta faremo un sacco di livelli e finalmente potremo andare in giro con il Devastatore. Va bene ragazzuoli, allora mi sa che per oggi la finiamo qua. Io sinceramente sono molto soddisfatta della piccola squadra che ci stiamo creando. Sì, lo so, non sono tanto livelli altissimi, ma possiamo farli livellare comunque per ora. Sono decisamente un valido aiuto per poter andare avanti su questa mappa, costruire, creare, craftare e catturare altre bestie più brutte e cattive. Io vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!